signor barbiere, passate! Ah, appunto! Dite un poco, quel cartoccio del dolci gustò vostra figlia? Qual dolci? Che vuol dire? Quel dolci che a voi diedi la mattina per portare alla vostra piccinina! Me l'ero scordato! Buonissimi, eccellenti! Bravo! Signor barbiere, andate là! Che fate un bel mestiere! Al fin perché veniste per purgar salassare e tutta la mia casa rovinare? Io venni per rasarlo, oggi è il suo giorno. Tempor non ho, domani fate ritorno. Perdoni, che ho da fare? Tornar non posso, vuol passar signor nelle sue stanze. Voglio star qua. Bella creanza, e perché qui nel mio appartamento? Per non star da voi lungi un sol momento. Allontanar non posso. Via presto, giovinetto, l'ho svegliato. Portate acqua, il bacil ed il sapore. Sì, bene, sì, bene, chiamateli. Sono tutti quanti in letto rovinati. Ebbene, anderò io. No, vado io stesso. Non lo lasciate andare a lei da presso. L'abbia mancata bella tutto il mazzo di chiavi lui mi dava. Quale la chiave della gelosia? La più nuova di tutte! Ho già capito! Se la posso agguantar, farò un grido! Io non so quel che faccio di cui lasciar quel diavolo di barbiere! Tenete! In stanza mia! Ma non toccate! Nulla non toccherò! Non dubitate! Costui porto per certo quella lettera al conte! Ma l'aria d'un riccone! Più non m'attrapperà! Come incivili siete, signori miei! Parlare a voi si fa soltanto la lezione! Oh, che fragasso! Quel diavolo di barbiere maledetto rotto a bracio che v'è sul gabinetto! Ed approfittiamo adesso del momento che il barbiere ci prepara. Accordatemi, o cara, che io possa questa sera favellarvi, per poter dal tutore poscia sottrarvi. Ah, caro lettore! Io già posso montare sino alla vostra gelosia, il vostro voglio poi, io fui forzato. Non mi ingannai, tutto è fragassato! Vedete che gran male! Fa scuro sulla scala, e ad una chiave nel montare m'attaccai. Attaccarsi ad una chiave? Che uno scaltro? Meglio di me, signor, trovate un altro.